Buongiorno a tutti, grazie per essere qui stamattina. Siamo arrivati all'ultima sessione di Rural in Action, il programma di workshop che abbiamo portato avanti fra dicembre e gennaio, grazie al supporto di Arti e di Laboratori dal Basso, e grazie a Valentina e Nathaniel Curandi-Katz, un duo di artisti che oggi, insomma, inizieranno la loro sessione che andrà avanti fino a sabato. Il lavoro di Valentina e Nathaniel utilizza la performance come momento di interazione e di relazione sociale. Negli ultimi periodi il loro lavoro si sta focalizzando sull'idea della sostenibilità e durante questo workshop si focalizzeranno sull'idea del fare nulla, del doing nothing, come momento non come momento improduttivo, ma come momento di attivazione della creatività, anche e soprattutto in relazione al contesto rurale, che è un contesto in cui l'attesa e il tempo morto è appunto un tempo in cui ci sono dinamiche che accadono e che porteranno poi a qualcos'altro. Grazie mille. Grazie a te Anna e a Wessel per l'invito ad essere qui. Come diceva Anna, il nostro intervento si focalizzerà su questa idea di doing nothing, che letteralmente possiamo tradurre in italiano con un non far niente, come riflessione appunto una idea diversa di sostenibilità o di sviluppo legato alla ruralità. Per questo chiediamo alle persone che ci ascoltano di seguirci in questo intento, semplicemente con un atteggiamento di non far nulla, cioè lasciandosi andare, semplicemente ascoltando, guardando, facendosi portare laddove vi condurremo con questo racconto che avrà in sé digressioni, avrà in sé tangenti, avrà tutti i caratteri di quelle situazioni in cui appunto non si fa nulla per raggiungere un fine in qualche modo. Allora, iniziamo. Il termine sviluppo rurale generalmente si riferisce ai processi di miglioramento della qualità della vita e di benessere economico delle persone che vivono in zone relativamente isolate e scarsamente popolate. Lo sviluppo rurale si è tradizionalmente concentrato sullo sfruttamento intensivo delle risorse naturali, come l'agricoltura e la selvicoltura. Ciononostante, i cambiamenti in seno all'economia globale hanno condotto anche allo sviluppo di turismo nelle zone rurali. Questa è quella che possiamo definire una definizione, ciò che si può trovare nel momento in cui si cerca una definizione appunto di sviluppo rurale. Ora noi prendiamo una tangente virtuale in qualche modo e dal lato orientale dell'Italia meridionale in cui ci troviamo andiamo in quello orientale degli Stati Uniti meridionali e parliamo della Georgia. La Georgia è uno stato localizzato nel sud-est degli Stati Uniti, confina a sud con la Florida, a est si trova l'Oceano Atlantico e la Carolina del Sud, a ovest c'è l'Alabama, a nord confina con il Tennessee e con la Carolina del Nord. È conosciuto come lo stato delle pesche, o in inglese The Peach State, ed è uno degli stati americani a crescita più rapida. Molta di questa crescita si concentra tuttavia nelle aree metropolitane e maggiormente intorno alla capitale della Georgia, che è Atlanta, che è sede dei quartieri generali di diverse multinazionali come la Coca-Cola, IBM, che è la compagnia che produce processori computerizzati, e CNN, che è un famoso canale televisivo, un canale via cavo, americano, chiaramente, che trasmette notizie, news. La maggior parte della Georgia è uno stato umido, subtropicale del sud, possiamo dire anche con caratteri di arretratezza rispetto ad altre zone. Le zone rurali dello Stato, hanno una produzione agricola estensiva,
caratterizzata primariamente dalla produzione di uova, dalla produzione di noci, arachidi, pesche, cotone e anche pollame. In queste foto, in queste sequenze, possiamo vedere anche c'è una, come dire, una certa celebrazione e monumentalizzazione di questo aspetto, per cui appunto elementi come la pesca o come l'arachide diventano simboli nel paesaggio rurale, un po' con un carattere che assomiglia a quello che era negli anni 60, caratteri di una certa corrente artistica della pop art. Queste immagini invece ci mostrano un po' qual è l'idea di una rappresentazione di questa vita rurale, di questa produttività rurale. Qui questa ci sembrava un'immagine molto interessante con questo gruppo di giovani, ai tanti agricoltori circondati dai loro polli, quasi in una sorta di convivialità, circondati anche da un'abbondante produzione di uova. Chiaramente, essendo una rappresentazione, probabilmente cancello e nasconde anche i caratteri di una realtà che invece si fonda su pochissime aziende a conduzione familiare, ma molto più su aziende molto grandi, industrializzate, che hanno con sé anche vari problemi e problematiche nel trattamento degli animali o dei processi agricoli. Un'altra immagine, anche questa abbastanza problematica, se vogliamo, è il materiale che abbiamo messo insieme, volutamente il materiale chiaramente che abbiamo cercato attraverso la rete, vedendo anche un po' con curiosità che cosa riuscivamo a trovare appunto quando usavamo parole chiave nella ricerca. In questo caso questa immagine è difficilmente riconducibile per esempio a un momento storico, per cui potrebbe essere più facile pensare che solo persone di colore venissero impiegate nei campi, come era il passato di molti stati del sud americano. Sembra un'immagine moderna, contemporanea, per la qualità dell'immagine, ma le persone sono vestite in modo forse non contemporaneo, quindi su questo rimaniamo ambigui. Campi di cotone, rappresentazione dei campi di cotone, questa evidentemente una rappresentazione del passato, molto più chiara, meno ambigua della precedente, in cui persone di colore evidentemente sono le persone impiegate nei campi, e rappresentazione delle persone che possiedono, che possedevano quei campi, a cui segue anche una moderna rappresentazione delle persone e una tendenza che sembra si diffonda molto di andare nei campi di cotone per fotografarsi, farsi un ritratto. Se appunto cercate sulla rete troverete tantissimi ritratti di persone nei campi di cotone. Con la rapida urbanizzazione e lo sviluppo del centro metropolitano di Atlanta, lo Stato ha visto molti residenti spostarsi dalle campagne alla città, spesso abbandonando intere zone abitate. Lo spopolamento rurale in Georgia ha determinato un interessante sviluppo, che è quello dell'industria cinematografica, che usa chiaramente le location abbandonate come setting per film. Curioso è che primariamente il settore in cui, appunto, del cinema in cui vengono usate è quello della produzione di film horror o di serial televisivi dedicate al fenomeno degli zombie. La presenza di questi morti che camminano, no, è talmente entrata nell'immaginario rurale della Georgia che ogni anno molti paesi e cittadine provinciali ospitano quella che possiamo definire una camminata o una parata di zombie, in cui centinaia di persone locali o anche da altre città si radunano
insieme a turisti, semplicemente curiosi o anche degli affezionati di questo fenomeno degli zombie, si truccano, indossano magliette con cui c'è scritto "Io vedo persone morte", "I see dead people", e marciano attraverso queste città sperdute, forse così, in cerca di anime disperate, un po' come succede da noi le rivisitazioni storiche, in realtà in cui forse non c'è una storicità, non si sono storicizzate i riti, tradizioni, storie locali. Fenomeni di questo tipo contribuiscono forse a inventare una serie di riti contemporanei, per quanto he's in the video anyway. Un'eccezione che fa la differenza nello sviluppo rurale della Georgia è la presenza di 13 basi militari distribuite nel territorio. La più grande di queste è Fort Benning, che supporta più di 120.000 tra personale militare e loro familiari. In questa immagine, curioso è forse il motto scelto, da questo cancello emergono i migliori soldati del mondo che si siano mai conosciuti, seguitemi. In qualche modo ci piaceva usare questa immagine in quanto questa idea dell'emergere un po' in questo caso associa forse questi militari un po' agli zombie, questa emergenza. La base militare è stata fondata nel 1918 e l'area circostante è cresciuta con essa. La vicina città di Columbus, giustamente chiamata così in onore dell'esploratore Cristoforo Colombo, fu fondata 80 anni prima dall'altra parte del fiume rispetto a un insediamento dei nativi americani Creek, con l'intenzione chiaramente di una rimozione forzata di quest'ultimo insediamento di nativi. La città ha avuto la sua crescita massima e la sua massimo momento di modernizzazione dopo la fondazione della base militare adiacente ed è al momento la seconda città della Georgia con un sesto della popolazione, quindi circa 30.000 persone, impiegate nei servizi per la base militare. Lo stabilirsi di basi militari in Georgia nel XX secolo è stata chiaramente una strategia chiave per lo sviluppo rurale dello Stato. Infatti ingenti somme di denaro statale sono state investite nel settore militare in Georgia con l'idea che l'affluenza di un personale militare, delle loro famiglie e la conseguente poi presenza di veterani avrebbe condotto ad una crescita delle aree adiacenti, anche attraverso l'inevitabile crescita demografica, ovvero la crescita della popolazione. Qui sì, si sono individuate le 13 basi in Georgia. Senza sbagliarsi, le aree circostanti sono chiaramente cresciute in parallelo e questo è quello che si può trovare un paesaggio della cittadina di quartieri in cui si insediano le famiglie dei militari. Columbus, la città vicino Fort Benning, è cresciuta velocemente, chiaramente sollevando domande sull'impatto di un'area che cresce in relazione ad una presenza militare. Columbus è una città in realtà povera e abbastanza squallida,
recentemente votata come il settimo posto meno auspicabile per vivere negli Stati Uniti. In una recente indagine, il 24% delle persone intervistate sono state diagnosticate con depressione. Negli Stati Uniti, soprattutto al sud, si possono trovare molti esempi di aree rurali che si sono sviluppate attraverso questa strategia di costruzione di basi militari. Aree remote che diventano improvvisamente popolate e per le quali a quel punto c'è bisogno di una forza lavoro da impiegare. Una città cresce, quindi, seguendo la crescita di una base militare e altre persone si spostano per supportare un'economia che è quindi in espansione. La strategia di sviluppare piccoli nuclei urbani costruendo dei grandi apparati governativi è usata non solo in ambito militare, ma anche in un'altra industria multimilionaria, che è quella dell'educazione. In tutto il sud degli Stati Uniti si possono trovare intere città che sono completamente dipendenti da questo tipo di industria. Per esempio la città di Athens, un'altra città in Georgia, che possiamo tradurre Athens, Atene, che è sede dell'Università della Georgia, è stata letteralmente fondata intorno all'università, cioè prima l'università ha trovato un posto abbastanza sperduto, un pezzo di terra disabitata, si è fondata l'università e intorno a questa università è cresciuta una città che non a caso si chiama Atene, come la prima, diciamo, idea di scuola anche filosofica, la scuola di Atene, chiaramente. Con la crescita dell'università la popolazione di Atene è cresciuta, ci sono 100.000 abitanti al momento e un corpo studentesco di circa 35.000 persone. Chiaramente quando in estate l'università chiude il campus, il college, la città si svuota. Un aspetto positivo dello sviluppo di basi militari in zone rurali è la disponibilità di terra positiva per le basi militari, per loro, richiesta, la disponibilità di terra richiesta per delle grandi operazioni di addestramento. Un altro aspetto è quello dell'invisibilità, ovvero localizzare una base militare in una zona rurale del sud degli Stati Uniti consente una certa libertà nello sviluppare, nell'attuare, nello sperimentare tutta una serie di strategie militari fuori dagli occhi, senza essere costantemente sotto l'occhio del governo, sotto l'occhio dei mezzi di comunicazione e dei media, senza un occhio critico, diciamo così. In questa immagine vedete la parte di Fort Benning, una parte di Fort Benning. E sotto questo, diciamo, mantello, chiamiamolo così, di invisibilità che ha Fort Benning nel cuore di una valle denominata in linguaggio Creek Chattahoochee Valle, quindi con un nome ancora nativo, anche suona abbastanza esotico a questo punto, nella parte occidentale siamo della Georgia, di questo stato del sud, che alcuni dei più brutali e noti dittatori dell'emisfero occidentale hanno ricevuto il loro addestramento in strategie militari. Addestramento in strategie militari che vanno dalla creazione di reti di comunicazione, all'infiltrazione di movimenti di sinistra, a tecniche di tortura, presso quella che è un'accademia, diciamo un'accademia militare, che in maniera bonaria, diciamo così, è stata denominata la Scuola delle Americhe. School of the Americas. La scuola fu fondata nel 1946 e dal 1961 il suo compito è quello di formare con un addestramento che è un addestramento chiaramente anticomunista e un addestramento alla controinsurrezione intesa come repressione di ogni sollevamento popolare, di ogni spirito e moto di autonomia e indipendenza dei popoli. Ed è un compito questo che la scuola ha portato a termine con molto successo durante, per esempio, tutto il periodo della Guerra Fredda.
In questo periodo, infatti, ha formato la Scuola delle Americhe diversi dittatori dell'America Latina, per questo il plurale Scuola delle Americhe, e generazioni chiaramente di militari al servizio di questi dittatori. E durante gli anni Ottanta, per esempio, ha incluso l'uso della tortura in quello che si può definire il curriculum scolastico, diciamo così. Tra il 2000 e il 2001 la scuola è stata rinominata da Scuola delle Americhe, è diventata l'Istituto per la Sicurezza e la Cooperazione dell'Emisfero Settentrionale, o WINSEC, dalla contrazione di tutte le iniziali, le parole dell'uso delle iniziali. Nel 1990, dopo che sei preti gesuiti americani furono uccisi nello stato del Salvador. Scusate. The 1970s saw a series of military coups sweep across Latin America, with military dictatorships coming into power in Uruguay, Chile, Argentina, and Bolivia. Together with long-standing military regimes in Paraguay and Brazil, these six countries began a clandestine intelligence operation codenamed Operation Condor, designed to eliminate their opposition through a campaign of secret arrests, torture, disappearances, targeted assassinations, and outright murder. Posso fermare un attimo? Se lo fermo? No, volevo solo fare... Non si posso fermare, volevo solo fare un... Essenzialmente sta un po' entrando nel cuore di quello che si diceva, presentando appunto i paesi in cui queste forme dittatoriali si sono più sviluppate in America Latina, Uruguay, Colombia, Bolivia, Argentina, Brasile, e presentando un po' quali sono i rappresentanti, i dittatori di queste zone, anche parlando di quella che fu un'operazione congiunta tra questi dittatori, chiamato Operazione Condor, che li mise insieme proprio nel tentare di contrastare tutti quei movimenti di rivendicazione di autonomia che stavano nascendo in questi paesi. Forse ho sbagliato, perché fermando deve iniziare di nuovo. Va bene, più o meno era questo. The 1970s saw a series of military coups sweep across Latin America, with military dictatorships coming into power in Uruguay, Chile, Argentina, and Bolivia. Together with long-standing military regimes in Paraguay and Brazil, these six countries began a clandestine intelligence operation codenamed Operation Condor, designed to eliminate their opposition through a campaign of secret arrests, torture, disappearances, targeted assassinations, and outright murder. Although the roots of the idea of what eventually became Condor can be traced back as far as the 1940s, the operation's genesis came from the Conference of American Armies in Venezuela in September 1973, when Brazilian General Breno Borges Fortes suggested an extension of cooperation between the intelligence services of the various nations involved in the name of their shared struggle against subversion. Okay. Questi dittatori, appunto, si formarono in questa scuola, chiaramente, come spiegava questo video, che era anche in maniera interessante chiamato The Eye Opener, cioè quello che ci fa aprire gli occhi, ci parla di un'operazione che appunto è caratterizzata dalla clandestinità, quindi di nuovo quell'invisibilità di cui parlavamo prima, e di repressione. Questo piccolo video invece ci mostra quello che, molto velocemente, perché sarebbe molto lungo, la quantità, ci può dare un'idea della quantità di persone, di militari, dittatori, politici che sono usciti da questa scuola. Nomi, ruolo, anni e paesi. Vedete, ci sono grandi blocchi di paesi, che la scritta rimane la stessa per parecchio tempo. Ed è questo un database che ora è stato messo, è uscito dalla segretezza,
okay? È diventato pubblico e quindi si trova su internet, è possibile dargli un'occhiata. Questo era solo per darvi così una sensazione. Più di 12.000 nomi, persone. Nel 1990, dopo che 6 preti gesuiti americani furono uccisi nello stato del Salvador da delle unità militari addestrate appunto dalla Scuola delle Americhe, l'organizzazione School of the Americas Watch, questo è in inglese, quindi il termine watch può indicare quando diventa sostantivo un'azione di guardia, cioè di una presenza di guardia, di osservazione, mentre quando è un verbo appunto significa guardare, osservare, quindi potremmo chiamarlo in italiano osservatorio Scuole delle Americhe. Un gruppo di attivisti che formava appunto questo osservatorio affittò un appartamento dall'altro lato della strada rispetto proprio al cancello d'entrata della Scuola delle Americhe. Il termine watch in questo caso è stato applicato letteralmente e insediandosi dall'altra parte della strada un'affermazione veniva proprio fatta contro quella invisibilità che invece appunto sembrava essere trovata in forma ideale in questo ambito rurale, cioè tu sei guardato, tu sei osservato. Questa chiaramente è una strategia che possiamo chiamare non violenta e che può essere associata ad altre tecniche di intervento non violento. Il punto di questa scelta d'azione risiede nell'idea di una presenza fisica in un tempo reale e sulle conseguenze che questa presenza fisica può portare sulle scelte successive e sulle azioni compiute da chi osservato, in questo caso dalla scuola stessa, sulla base di una consapevolezza, di essere in compagnia di qualcun altro, alla presenza di qualcun altro. È a questo punto che vorremmo portare un attimo alla vostra attenzione un esercizio che parla proprio di questo rapporto tra invisibilità e visibilità ed è tratto da questo libro che si intitola Games for Actors and Non-Actors, quindi giochi per attori e non attori, scritto da Augusto Boal, che è un drammaturgo brasiliano che è stato molto importante tra gli anni 60 e 70 nel definire quello che si chiama teatro degli oppressi, una forma teatrale rivolta non necessariamente solo ad attori ma anche a collettività, a gruppi di persone, a quello che potrebbe essere definito in realtà il pubblico di un teatro ma che diventa di una pièce teatrale ma che diventa partecipe, quindi dobbiamo pensare a un teatro che non si basa su un testo scritto ma che nasce molto dall'improvvisazione di un gruppo appunto che si mette insieme ma anche che viene guidato da una figura e che può avere dei risvolti molto interessanti quando appunto al di là del costruire un lavoro teatrale viene usato magari per indagare certe dinamiche psicologiche tra le persone ma anche delle dinamiche sociali delle persone in un certo contesto, in un certo luogo e quindi molto spesso viene usato in situazioni appunto di oppressione, in situazioni in cui le persone cercano una voce per fare attenzione, per far porre l'attenzione su alcune problematiche e appunto molte azioni partono proprio dal tentare di mettere in scena delle problematiche reali, vissute e cercare delle possibili risoluzioni. Questo libro condensa tutta una serie di esercizi di partenza per poi arrivare a questi processi più creativi e ce n'è proprio uno su questo discorso tra invisibilità e visibilità che magari oggi vi raccontiamo solo, poi sabato che sarà una giornata più dedicata se vogliamo a un'attività possiamo tentare di mettere in azione. Si chiama lo scambio telefonico. Un cerchio di persone viene creato in cui ci si guarda. Okay? Le persone vengono numerate da 1 a tot,
a seconda di quante persone si trovino nel gruppo. Se ce ne sono 10, mettiamo, la numerazione dovrebbe andare così. Numero 1 guarda il 4, il 2 guarda il 5, bla bla bla, per dire che la numerazione non deve seguire nessuna formula matematica, ma l'importante è che ognuno stia guardando qualcuno e nello stesso momento che ognuno sia guardato da qualcuno. L'importante è non guardare, cioè guardare una persona ma non essere riguardati da quella stessa persona, essere osservati da qualcun altro in questo gioco di sguardi. L'istruzione è non fare nulla, non fare niente. Fino a che non vedi qualcun altro fare qualcosa. Quindi tu guardi qualcuno senza fare nessuna cosa, ma ogni qualvolta qualcuno comincia a muoversi, quell'altro che tu stai osservando comincia a fare un piccolo movimento, perché dovete pensare che magari è un esercizio in cui si usa il tempo e quindi magari dopo un po' cambia anche la tensione, no? La propria tensione. Nel momento in cui qualcuno inizia a fare un movimento, la persona che lo osserva a sua volta deve iniziare a fare anche lui un movimento, pensando di fare un movimento un pochino più evidente della persona, di quello che ha fatto la persona che si è appena osservata. In questo modo capite che poi ci sarà un'altra persona che stava osservando quella seconda persona che osservava una prima persona, che dovrà cominciare a fare un qualcosina di più, un piccolo movimento di più rispetto all'altro. Capite che così si crea una escalation, una sorta di catena di azione che da una inattività porta a qualcosa che cresce. Okay. E dice qui Boal, porta fino a tutti gli estremi dei comportamenti, nel senso che chiaramente se si va avanti, se ci si concede tantissimo tempo, effettivamente si può arrivare a tanto, forse anche troppo. L'essere semplicemente presente come testimone, come promemoria, come atto responsabile, è usato anche in altri contesti. Per esempio, gli zapatisti del Movimento per l'Autonomia degli Indigeni dello Stato Rurale del Chiapas, nel sud del Messico, hanno usato questa idea molto strategicamente. Qui abbiamo una rappresentazione, anche questa, internet è stata la nostra risorsa, di queste donne, le donne di queste popolazioni rurali indigene vestono con questi abiti molto tradizionali, ma ogni rappresentazione deve mostrare i volti interamente coperti, quindi un'altra idea di invisibilità in qualche modo, di obliterazione, di negazione, no? Di una identità che diventa però al contrario anche un motto di rivendicazione, in quanto il motto zapatista è siamo tutti zapatisti, quindi come c'è una sorta anche di mimetismo nell'idea che tutti sono lo stesso e quindi che sia difficile individuarli come target per colpirli, perché sono un corpo collettivo unico. Molto consapevoli del potere dei mezzi di comunicazione e dell'uso di internet per diffondere e ottenere supporto, e anche consapevoli di una certa attrazione che il loro movimento suscita nel movimento anti-autoritario e anticapitalista globale, gli zapatisti hanno applicato una strategia semplice e efficace. Hanno invitato degli osservatori esterni in tutte le comunità zapatiste e anche in quelle divise tra zapatisti e sostenitori del governo messicano, con l'idea che la presenza di un estraneo, la presenza di un altro, potesse scoraggiare le violazioni e le molestie del governo messicano e dei suoi sostenitori. I forestieri che venivano in quanto osservatori per i diritti civili
potevano così in qualche modo quietare la loro sete di una certa idea di turismo che è radicale, chiaramente, quella di andare a fare l'osservatore, e contemporaneamente, semplicemente essendo presenti e non facendo niente, avrebbero permesso al movimento di sopravvivere. Quello del non fare niente è uno dei termini chiave per gli zapatisti, nel senso che i forestieri sono invitati letteralmente, ma devono tenersi separati dagli affari quotidiani, dalle cose, dai rituali della vita quotidiana delle comunità zapatiste, dei villaggi o delle comunità più piccole che sia, in modo da assolutamente non alterare l'equilibrio di un villaggio nel modo in cui invece altri tipi di turismo in zone arretrate del mondo fanno, totalmente rovesciando gli equilibri del posto. Il fare, e questa, queste sono immagini, di come per esempio questi osservatori danno visibilità alla propria presenza, con una bandiera, con un segno, con un elemento, ma per il resto nient'altro. L'immagine che segue è una rappresentazione su un sito, su un blog di osservatori per i diritti civili, questa letteralmente questa idea di stare, essere presente, solo presenza fisica in un paesaggio, probabilmente esotico, sconosciuto, che non ci appartiene. Il fare niente, il non fare niente, il doing nothing in inglese, in questo contesto divenne alquanto problematico per molti osservatori. La maggior parte di essi, infatti simpatizzanti zapatisti, sono attivisti che politicamente tendono verso sinistra nei propri paesi di origine. Il loro desiderio di osservare veniva da un desiderio di prendere parte ad un movimento che poteva probabilmente ricordare quelli del passato, come la guerra civile spagnola o la rivoluzione cubana. Invece, trovandosi in questa situazione di doing nothing, non c'era spazio per l'azione, ma in maniera esplicita l'unico modo di mostrare una certa solidarietà era quello di essere presente e non fare nulla di attivo. Allora, qui ci riferiamo a uno stato di attività inattiva, okay? Che secondo gli standard dell'Occidente si traduce in improduttività, per esempio, e che chiaramente va contro i desideri, le aspettative o i bisogni di un attivista occidentale, anche le abitudini comunque anche di un attivista occidentale. In effetti questo concetto è contrario all'idea di turismo, quella più conosciuta, laddove la condizione di un osservatore per i diritti civili è di un'attività inattiva, la condizione di un viaggiatore è più quella di una inattività attiva, nel senso in cui ci si sforza cercando mete, viaggiando, attraversando il mondo, pagando, ci si sforza di trovare una condizione ideale di riposo e svago. Appunto, l'obiettivo essendo, ad esempio, un'amaca o un lettino su una spiaggia tropicale dall'altra parte del mondo, semplicemente. Così è forse anche per una persona che stia vivendo una situazione di turismo più radicale, come quello di essere un osservatore dei diritti civili, che si aspetta di essere attivamente inattivo e cerca intenzionalmente delle attività che lo rendano inattivo, mentre gli è semplicemente richiesto di essere inattivo, ma attivamente, in maniera molto presente. Non fare nulla, ma sì lì, perché la tua presenza manda un messaggio ai tuoi governi, come al mio governo, è una sorta di ostaggio, anche secondo me, una sorta di tenere qualcuno in ostaggio in qualche modo. Uno stagio volontario, chiaramente, sì. Allora, forse ora è il momento di pensare al concetto di doing nothing.
o non far niente. Analizzando l'espressione possiamo vedere che c'è un atto di fare che appunto sta nella parola doing, anzi c'è proprio un atto di fare in azione, proprio non è do ma doing, essere in azione, essere nel fare, ok? E poi c'è il niente, nothing, che però possiamo anche dividere, no, in due parole, no thing. Allora, thing in inglese è il termine che designa la cosa, ok? Quindi no cosa, negazione della cosa, fare no, nessuna cosa. E questo chiaramente ci fa pensare che una cosa è un oggetto a cui in questo momento non abbiamo bisogno di dare un nome specifico. Però è una cosa che implica altri termini, ci fa pensare ad altri termini come per esempio produzione, creazione, se vuoi anche uno sviluppo di conseguenza, e manifestazione, no? Proprio di un'attività che conduce a un'oggettività fisica, palpabile, no? Qualcosa che appunto dà origine e produce qualcosa che rimane, un oggetto reale. Possiamo anche dire, chiederci qual è l'essenza di una cosa, e possiamo dire un materiale che ha una forma, che prende una forma, una materia prima che diventa formata in qualche modo. E allora diventa una cosa che ha probabilmente un valore d'uso, che viene immessa in un mercato. Prima era la carta, poi un libro, e poi diventa un oggetto che appunto viene venduto, letto e bla bla bla. Questo ci porta a considerare un altro argomento, cioè ovvero a pensare qual è il ruolo di uno spettatore o di colui appunto che sta a guardare, come quell'osservatore per i diritti civili di cui abbiamo appena parlato, e chiederci per esempio quanto lontano debba andare il coinvolgimento di una persona, di uno spettatore, al fine di impegnarsi attivamente, per non dire politicamente, nella creazione di un significato, cioè di prendere attraverso lo sguardo e di farsi una ragione di quello che sta succedendo. C'è una proposta filosofica che ci invita a pensare che lo spettatore possa essere libero totalmente dalla responsabilità di agire, quindi di nuovo che ci faccia pensare a uno spettatore che non deve fare nulla se non guardare per essere attivamente presente, per farsi un'idea critica di una situazione. Per cui lo spettatore impegnato nel processo di guardare è già impegnato con una produzione di qualcosa, che non è di qualcosa di materiale come un oggetto, ma è un significato, è una relazione con un contesto. Quindi come risultato, guardare non è inattivo e fine a sé, ma piuttosto un'attività inattiva, di nuovo ripensando a quelle terminologie che abbiamo mostrato prima, in cui essere improduttivo, in senso appunto capitalistico, in cui si dovrebbe produrre una merce per quantificarla e per trarre guadagno e bla bla bla, è in ogni caso essere impegnato appunto nella costruzione di un'interpretazione, per esempio, anche una costruzione di una propria versione dei fatti, per esempio, di un proprio racconto. Essere presente, guardare, non fare niente, doing nothing, essere in uno stato di attività inattiva, vuol dire cercare e raggiungere forse quello che è stato definito come una presenza alla mano, ok? Che corrisponde a dire vedere il mondo oltre la funzione e il valore, non considerare le cose come oggetti che sono strumenti, ma semplicemente considerarli nelle loro forme, nel loro stare al mondo. Il contadino giapponese e filosofo Masanobu Fukuoka creò un metodo particolare di coltivazione che egli stesso chiamò agricoltura del non fare. Egli sviluppò questa tecnica agricola dopo aver lasciato il lavoro di ispettore botanico in Giappone ed essere tornato al suo villaggio di origine, siamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi negli primi anni 50. Tornato alla propria terra,
osservò la rapida modernizzazione in cui stava anche il Giappone entrando nel dopoguerra e gli interventi, i grandi cambiamenti che stavano accadendo nelle coltivazioni che venivano praticate intorno a lui. Attraverso la sua presenza e l'osservazione, una lunga osservazione, Fukuoka sviluppò 4 principi per un'agricoltura del non fare, che sono tutte negazioni: no coltivazione, no fertilizzanti chimici o composti preparati, no taglio delle erbacce e no dipendenza dalla tecnologia. Concentrandosi sul non fare, Fukuoka ristabilì un equilibrio naturale nella terra, fatto di ripopolamento di insetti, per esempio, copertura del suolo e di un ciclo stagionale di grani forti. Il suo approccio si confrontò direttamente con le tecniche moderne e provò di fronte ad esse di essere efficace. E infatti portava una produzione consistente di grani invernali e di riso estivo. Poi abbiamo questa è una cosa che abbiamo preso dice lui. La maniera normale di sviluppare un nuovo metodo è domandarsi: e se si provasse questo? Oppure, e se si provasse quest'altro? Introducendo diverse tecniche una sull'altra. Questa è l'agricoltura moderna e si risolve solo nel rendere più occupato il coltivatore. Io facevo il contrario. Cercavo un modo naturale di essere in sintonia con la natura e di coltivare che si risolvesse nel rendere il lavoro più facile invece che più duro. E se si provasse a non fare questo? E se si provasse a non fare quest'altro? Era questa la mia maniera di pensare. Questo è un piccolo pensiero tratto dal libro La rivoluzione del filo di paglia, che è appunto questo manifesto di quella che poi è diventata la permacultura, o anche un'agricoltura biologica, in cui in realtà lui non si riconosceva, ma che è un libro abbastanza conosciuto, credo, da chi si occupa di agricoltura. Non far niente è il miglior metodo agricolo. Non coltivare, non togliere erbacce, non usare pesticidi né concimi artificiali. Masanobu Fukuoka ha per anni praticato l'agricoltura naturale, influenzando gran parte del mondo. Trovare di giorno in giorno la risposta alla domanda «Come posso trovare il tempo di riposarmi nel pomeriggio?» è il mio principio direttivo. Non cerco di riflettere su cosa devo fare, ma su come devo agire per ridurre al minimo i miei sforzi. Ok, scusate, questo era solo un brevissimo estratto per dare un po' un'idea anche di chi fosse questo personaggio. Chiaramente è un'idea, direi, molto orientale, quella di sottrarre, no? Del fare meno. Avevamo messo anche all'inizio della proiezione di slide un altro detto, che in realtà è un detto cinese, mentre Masanobu Fukuoka è giapponese, che appunto dice qualcosa come: toglie e ancora toglie fino ad arrivare al non agire. Quando uno non agisce, nulla v'è che non sia fatto. Nel caso di Fukuoka, proprio l'idea di questo tempo, ritrovare un tempo naturale di osservazione della natura, era ciò che poteva offrire conoscenza che altri cercavano nella tecnica, nella tecnologia, nella scienza, per appunto ritrovare un rapporto fruttifero, produttivo con la natura. Lo avete visto maneggiare queste palline, che sono, diciamo, il connotato, direi, simbolico di Fukuoka, che
inventò questa tecnica di semina, che era appunto, erano delle palline di argilla contenente il seme, che venivano distribuite casualmente nei campi, quindi andando contro tutto a delle pratiche invece molto regolamentate di lavoro sul campo, venivano distribuite casualmente. E che appunto avevano un involucro che proteggeva il seme fino al momento della sua germinazione, lo proteggeva dall'attacco di animali vari, perché appunto era sotto questa patina di argilla. E Fukuoka è anche molto famoso per questa idea di un'agricoltura in cui per esempio i campi non vengono lasciati a riposare dopo che si è tolta il frutto di una coltivazione, ma per esempio si inserisce una nuova coltivazione laddove quella precedente sta per arrivare al suo momento massimo, per cui invece di aspettare di rigenerare il suolo, nel momento in cui per esempio il riso stava arrivando a maturazione, si cominciavano a buttare già i semi per l'avena, per cui si coglieva il riso e l'avena stava già crescendo, quindi non c'erano tutta una serie di problematiche, credo tecniche, per l'agricoltore. Ora vorremmo prenderci un attimo per tornare in qualche modo in Puglia. Nel prepararci per questa visita e per questo intervento nel contesto di Rural in Action, abbiamo cercato anche noi degli sguardi su questa realtà, cioè ci siamo un po' calati in questa idea di essere osservatori e di capirla. Chiaramente eravamo distanti nella preparazione, quindi nei libri abbiamo trovato degli sguardi che diventavano anche delle forme di racconto. Per esempio, appunto, trovando gli sguardi dei libri, ci siamo anche chiesti, ma chissà cosa diventano quelle esperienze, no? Quegli sguardi che gli osservatori per i diritti civili portano nei luoghi in cui visitano, quando vengono trascritti in un diario, in un'esperienza, che tipo di documentazione hanno e che ruolo potrebbero prendere. Ora qui abbiamo uno che sicuramente non è un osservatore dei diritti umani, ma che forse conoscete perché credo sia molto attivo in queste zone anche politicamente, si chiama Franco Arminio. Presente, è fondamentalmente un poeta e poi si sta muovendo anche credo politicamente con un pensiero politico e anche con l'invenzione di un genere, non so se è un genere letterario, un genere di qualche altro tipo, ma che lui definisce la paesologia, cioè l'idea di attraversare luoghi che sono ai bordi, diciamo, di una marginalizzazione, ai bordi di una idea di produttività, anche se vogliamo, e semplicemente osservarli, quindi con un fare anche lui niente, attraversarli e probabilmente testimoniarli. Le zone in cui si muove sono solitamente quelle dell'Italia del Sud, della parte orientale, direi, dell'Italia del Sud, dall'Irpinia al Molise, in giù arriva alla Puglia. E un passaggio, che non a caso si chiama Passaggi, è proprio sulla Puglia. Sì? Ah, va bene. Pausa. Grazie. Passaggi. Per arrivare in Puglia da casa mia, devo solo scendere un paio di scalini. L'autostrada nel tratto irpino sale e scende e gira, poi verso Candela si acquatta, arriva la Puglia, la paglia. I vecchi sulle panchine a Sant'Agata di Puglia, ad Eliceto a Panni, ad Anzano un'antenna parabolica vicino alla porta, Celle San Vito, il paese più piccolo, il bosco di Faeto, il vescovo a Pietra Monte Corvino che armeggia tutta la sera col telefonino, ma alla fine si compra un libro e mi raccomanda di salutare i ragazzi. Una collina con un seno bellissimo verso Biccari,
Carapelle, Stornara, Stornarella, poi finalmente Erdonie, la piccola Pompei del tavoliere. Scusate gli accenti, per ora ci sono. Ok. Carpino e i suoi cantori, Apricena e Matteo Salvatore. A San Severo una tavolata con 7 poeti, 2 pittori, 3 musicisti, un mago, un giornalista. Mi viene in mente che è la città di Andrea Pazienza. L'effetto seppia della piazza di Lucera. L'esperto di erbe a San Nicandro e sua moglie, un pranzo lietissimo. Il preside comunista di San Nicandro, Monte Sant'Angelo, le case bianche stirate come colli di camicia, la potenza del paese e del paesaggio. Un salumiere coltissimo a San Giovanni Rotondo. Il rosone della cattedrale a Troia, la pietra lavorata a uncinetto. Pietra Montecorvino e Alberone alla fine di maggio. La periferia di Cerignola sembra la Palestina, a parte le insegne dei negozi. Gli africani a Borgo Mezzanone. La prima volta al mare, a Margherita di Savoia a 16 anni. A Spinazzola c'è un palazzo in mezzo al paese. Segna il confine tra il vecchio e il nuovo. Il paese vecchio e il grano che aveva intorno si notano solo adesso, come se il fregio avesse bisogno di essere affiancato dallo sfregio per essere colto. Il grande castello di Federico, solitario e solenne. Il museo di Ruvo di Puglia. Altamura è bellissima e ha pure un altro pregio, è a 2 passi da Matera. Le meraviglie rupestri di Gravina. La confusione tra Bitetto, Binetto e Bitritto. La cattedrale parcheggiata sul mare a Trani. Camminare con una busta in mano all'outlet di Molfetta alle 3 del pomeriggio. Lo scamorzone di Noi Cattaro. Il pensionato che partecipa a tutte le presentazioni alla Feltrinelli di Bari. Una donna russa che prega nella cripta di San Nicola a Bari. La cattedrale di Bitonto. Noci e la musica di Vittorino Curci. Vedere la piazza di Mesagne e non ricordarsi il titolo del film in cui l'hai vista. La libraia di Loco Rotondo, i 5 ragazzi che hanno aperto un locale in una zona che solo da poco è considerata in tutta la sua bellezza. Martina Franca è bella e operosa, la lirica e il capocollo. La strada da Martina Franca a Taranto. Chiese rupestri e gravine, Ginosa, La Terza, Castellaneta, Palagianello, Massafra, Crispiano. Vi guardo, scusate, per capire se sto prendendo bene gli accenti. Quella volta che arrivai a Massafra e vidi le antenne altissime sopra le case. A Torre Canne è possibile mangiare con 10 euro a 2 passi dal mare. A Fasano, tra la selva e il mare. La casa di Livio Borriello nelle campagne di San Pancrazio, l'albero di Gelsi. Gli ulivi segnati di rosso tra Maglie e Otranto. Il delirio di allargare le strade. Svegliarsi di buon mattino a Otranto e vedere l'Albania. Lecce, comincio a sentirla subito dopo Brindisi. Città gialla di pietre sgretolate dalla luce. I pasticciotti che fanno a Lecce. La tenuta di Albano, dal barocco leccese al barocco lecciso. Una mattina di ottobre col sole a Porto Badisco. Alla fine, Leuca. In qualche modo, Arminio, in questo libro che è Geografia commossa dell'interna, interna, credo che in maniera quasi efficace riesce a darci un'immagine dove, al contrario, in realtà lui a questo punto, dopo aver visto, guardato qualcosa, osservato, scrive e ci dà a noi la possibilità di leggere, ma anche di vedere, di immaginare un percorso che in qualche modo credo definisca anche, no, la geografia stessa, fisica, della Puglia. Per cui un po' vorremmo aprire anche queste giornate su una considerazione e aprire delle domande proprio nel contesto di questo laboratorio sulla questione dell'invisibile, del guardare e anche del raccontare. Nel momento in cui voi, diciamo così, come pubblico, siete qui testimoni di una presentazione, no, che possiamo fare noi, ci avete ascoltato e avete in qualche modo offerto anche
lo sguardo, cioè avete guardato, siete stati un po' quegli osservatori dei diritti civili di cui si parlava. D'altra parte, anche noi, no, nel momento in cui siamo stati chiamati qui, da Wessel, da Anna, siamo in qualche modo chiamati a testimoniare una situazione che può essere la vostra situazione, se vi riconoscete, o anche più soprattutto la narrazione, il racconto in qualche modo che voi volete darci della vostra condizione, dell'essere qui, dello stare qui in Puglia oggi. Quindi l'idea, per esempio, era di offrire una presentazione che fosse un'idea di metodo che proseguirà nei giorni, appunto l'idea di fare niente, perché in fondo è il nostro compito qui, in qualche modo, non fare nulla se non probabilmente prendere dal posto e prendere da voi una serie di cose, ma è un esercizio che possiamo attuare, direi, quasi in maniera reciproca. Per cui volevo provare a vedere se l'idea, per esempio, dell'invisibilità può essere un punto di partenza per una piccola riflessione che poi che può crescere. Quindi in realtà, anche ponendo una domanda in maniera molto semplice rispetto a quell'invisibilità che abbiamo visto in un altro luogo molto lontano del mondo, un'invisibilità che si lega anche a dei concetti pesanti di impunità, no? Perché laddove questa istituzione ha potuto lavorare nell'invisibilità, le conseguenze sono state tremende, hanno portato a un numero enorme, per esempio, di morti e di persone disperse. Quindi in realtà può prendere quell'accezione come tante altre, ma pensare a degli aspetti di invisibilità in Puglia, no, in questa zona in particolare, nel contesto di questa zona e nella campagna, appunto laddove con la parola invisibilità possiamo considerare il buono, il brutto, il mediocre, il normale. Per cui appunto volevo sapere se anche solo parole gettate, se io dico invisibilità qui nel tavoliere, che parole vi possono venire in mente? Magari le possiamo anche raccogliere e visualizzare in un pezzo di carta, io il mio blocco, ma magari possiamo prendere un pezzo di carta più grande. Sì, volentieri. Sì, volentieri. Va bene. Ok. Allora, solo per riferire a un'altra iniziativa un'altra iniziativa che non è entrata proprio in la presentazione, per un'altra iniziativa che era successa in Chiapas nello stesso momento di questo invito agli stranieri a guardare, a osservare. C'era un'altra iniziativa che si chiamava il Chiapas Media Project, che era un progetto da organizzare viaggi di persone, da osservare, però invece da spedire i meccanismi, la macchina fotografica, macchina video e macchine fotografiche alla zapatista stessa per usare per testimoniare le violazioni dei diritti umani che vengono contro di loro. Quindi un'idea del sguardo come un difeso. Sì. Strumento tecnologico, quale che fosse. Sì. Accendilo. Sì. Ok. Volevo aggiungere quest'idea dello sguardo come difesa e anche l'idea che uno strumento tecnologico come la macchina fotografica o la videocamera potesse diventare un'arma in qualche modo a sua volta. E poi chiaramente avendo questi strumenti in mani le comunità hanno iniziato anche a usarle per documentare e le loro tradizioni, le loro vite, vite po-
popolare e quindi queste arma per difendere delle violazioni anche diventa un modo per preservare le loro stesse tradizioni. Quindi c'era questa bella doppia funzione al sguardo in questo senso. Anche perché tutto quel complesso di tradizioni è quello che definisce, no, la loro indipendenza, la loro autonomia, è quello che il governo chiaramente cancellando può andare a, cioè, nel momento in cui va a cancellare tutto quell'arsenale di tradizioni può dire questa parte è mio, no? Piuttosto che non vedere la diversità che c'è lì e riconoscerla, no? In qualche modo. E forse questo ci è venuto in mente, ci è tornato in mente, l'avevamo tralasciato nella presentazione perché non lo vedevamo, non riuscivamo ad inserirlo, ma ci è tornato in mente grazie all'intervento di Annalisa, che parte di un gruppo che si occupa di documentari. Credo che sarebbe molto interessante se proviamo a farci raccontare ad Annalisa qualcosa, perché ci può la questione anche documentazione credo molto interessante, come nell'invisibilità, se c'è un bisogno che l'occhio di chi documenta rimanga invisibile, o se comunque l'occhio di chi documenta e che è andato lì a documentare ha una sguardo critico in qualche modo, se ci puoi raccontare un po' questa esperienza. Sì, come vi accennavo, quest'estate abbiamo girato un documentario qui vicino a Borgo Mezzanone. C'è una situazione un po' particolare, diciamo, una zona multiculturale, multietnica, perché c'è un centro, c'è un CARA, quindi un centro di accoglienza per i richiedenti asilo politico, poi insomma a causa di vari fattori, insomma, c'è una grande concentrazione di immigrati e di stranieri. Noi siamo partiti, diciamo, da questo dato per raccontare alcune storie di alcune persone, insomma, cercando di andare più nelle loro vite, nelle loro storie personali più intime. In modo particolare volevamo raccontare il loro rapporto con le famiglie, sia come genitori che come figli, quindi il rapporto anche le distanze, come vivere le distanze, come vivere il conflitto generazionale essendo stranieri in terra straniera. E ovviamente dovendo raccontare, diciamo, cose anche intime, volendoci far raccontare e vivere insieme a loro alcune esperienze, come per esempio può essere quella di una gravidanza, è stato molto complicato. Appunto, ci siamo posti come autori più di una volta, anzi costantemente, il problema di come documentare queste cose, come documentare, come poterle raccontare. Inevitabilmente la nostra, diciamo, per quanto noi ci siamo posti per quanto abbiamo potuto auspicare la nostra, appunto, invisibilità rispetto a quello che raccontavamo, rispetto a quello che succedeva, abbiamo riscontrato inevitabilmente che comunque è molto difficile, diciamo, diventare invisibili. Molto difficile perché appunto si creano delle dinamiche particolari tra chi osserva e tra chi viene osservato. Diciamo che alla fine quello che abbiamo, diciamo, come esperienza, quello che abbiamo potuto registrare è che per raggiungere una sorta di, diciamo, invisibilità, è stato necessario trascorrere prima, come dire, delle riprese vere e proprie, quindi anche, cioè, qua parliamo di un lavoro che è durato circa 2 anni, comunque conoscere
personalmente, nel senso trascorrere del tempo insieme a queste persone, quindi entrare in empatia con loro, farci raccontare cose, anche come dire, episodi minimi delle loro vite, insomma anche che andavano magari al di fuori di quello che ci interessava poi realmente che ci raccontassero, diciamo, per il nostro, per il tema del nostro film, insomma per quello che poi ci interessava poi raccontare. Quindi è soltanto in quel modo alla fine siamo riusciti a un po' ad annullarci, perché altrimenti la tua ad annullarci, vabbè, magari è un termine un po' forte, o comunque a fare in modo che loro potessero fare quello che per esempio avevo registrato una telefonata via Skype di una, insomma, di questa persona con la famiglia, e durante questa telefonata è successo, senza che noi lo volessimo, insomma, che la moglie di questo ragazzo, insomma, gli comunicasse che, insomma, non stava bene, che aveva un problema fisico, insomma, che si era aggravato. E questa persona è scoppiata in lacrime, insomma, avevo visto che cominciava a sudare in maniera molto vistosa, insomma, noi stessi ci siamo spaventati. Diciamo, mi domando se noi non avessimo trascorso, se noi non avessimo avuto tutta quella confidenza con questa persona, se lui effettivamente si sarebbe lasciato così andare, insomma, anche a mostrarsi in tutta la sua debolezza, così come è accaduto e così come abbiamo ripreso e registrato, come alla fine abbiamo qui inserito nel nostro documentario. In questo caso l'operazione è per documentare l'invisibilità, cioè deve diventare invisibile. Sì, secondo me devi entrare a far parte del contesto che tu vuoi documentare. E quel primo passo, come avete, qual era la, come, diciamo, tattica, o qual era il contesto dal approccio a una comunità, all'invisibilità? Diciamo che inizialmente, avendo a che fare con stranieri, quindi essendoci in alcuni casi, come dire, anche il problema proprio linguistico del comunicare, ci hanno aiutato alcuni mediatori culturali, insomma, che comunque ci hanno spiegato alcune cose, insomma, perché, insomma, dovendoci approcciare con persone di culture, religioni differenti, insomma, avevamo effettivamente necessità di sapere di avere alcune informazioni proprio anche di tipo molto pratico. Cioè, per esempio, noi non c'eravamo posti, abbiamo girato quest'estate durante il periodo del Ramadan. Allora, ovviamente noi non siamo posti questi problemi, cioè, non avendo esperienza diretta o... Per esempio, ci hanno detto i nostri amici, insomma, mediatori: ragazzi, durante il Ramadan magari evitate di andare a fare interviste, di andare lì a, come dire, a farvi, ad essere troppo presenti, perché con queste temperature, durante il Ramadan, diciamo che c'è una particolare, come dire, suscettibilità, sì. Ecco, un'emotività un po' esasperata durante il giorno in modo particolare, quindi... Ovviamente, se non ci avessero comunque aiutati in questo senso, noi probabilmente avremmo avuto problemi, non lo so, magari no, però insomma, sono tutte informazioni che ti aiutano nel lavoro. Quindi noi inizialmente ci siamo avvalsi dell'aiuto di queste persone, che ovviamente con le quali loro avevano grande confidenza, di cui si fidavano, quindi comunque persone... diciamo che conoscevano bene, e che conoscevano bene anche noi, perché, insomma, nostri amici. Poi un po' alla volta, diciamo, ci siamo svincolati dagli stessi mediatori, insomma, il rapporto è diventato con queste persone davvero, come dire,
cioè, personale, nel senso che poi tutti i problemi, tutte le pensieri sono diciamo, sia i nostri che i loro, diciamo, possiamo dire che alla fine siamo diventati amici, perché come noi abbiamo conosciuto loro, anche loro hanno conosciuto noi, quindi è diventato diciamo, reciproco come rapporto. Però sì, inizialmente diversamente non avremmo mai potuto diciamo, avvicinarci a queste persone, poi vabbè, entrare in determinati contesti che insomma quasi diciamo, ghetti, ovviamente tu non puoi entrare in un ghetto, cioè da esterno, da estraneo, perché insomma ci sono molti problemi anche legali, vabbè, insomma. Quindi insomma in maniera molto per step, ecco. Prima ci hai detto che il video è su YouTube, giusto? Si trova un video. Possiamo vedere magari un pezzettino, qualcosa che per capire, secondo te si può vedere? Però no, questo è in streaming, cioè qui si... Ah, no, ok. Perché ancora non è stato, no, non c'è stata un'anteprima, non no, è stato... No, ok. Magari no, poi allora. No. Magari poi lo vediamo, diciamo, privata. Sì. Scusami, solo per capire, il borgo è per caso un luogo che ha caratteri di una borgata, sì, o è una, sì, sì, è una borgata? Ho capito. Cioè, praticamente è una strada, cioè la strada, diciamo, la statale, attraversata dai camion continuamente. C'è soltanto la chiesa con la Caritas e l'ufficio comunale con un consultorio e alcune case, insomma, più o meno abitate in maniera più o meno legale, insomma, occupate. E poi c'è il CARA, quindi il centro di accoglienza. Alle spalle del CARA c'era una... durante la Seconda Guerra Mondiale è stata costruita una pista dell'aeronautica, poi è stata smantellata. E negli anni primi 2000, no, fine anni 90, hanno, diciamo, durante diciamo, i primi moti di migrazione verso queste zone, sono stati collocati container, quindi che hanno ospitato insomma, i migrati. Poi questo centro di prima accoglienza è stato diciamo, smantellato ufficialmente, però i container stanno ancora lì e sono stati tutti occupati in maniera, diciamo, abusiva, nel senso lì non c'è più nessuno, quindi è una terra di nessuno, ovviamente, essendoci dei container, sono stati tutti presi, e quindi adesso lì c'è di tutto, insomma, c'è di tutto, poi si sono un po' alla volta determinati quasi una serie di quartieri, come dei ghetti veri e propri, per cui quando entri ci sono tutti i container dei nigeriani, con quindi anglofoni, poi più avanti ci sono i somali, e quindi c'è tutta la comunità islamica, poi più avanti ancora ci sono, insomma, così, funziona così, quindi ovviamente è abbastanza complicato documentare queste cose. Ovviamente più di una volta ci hanno detto in maniera anche non molto gentile che volevano le videocamere, insomma, quindi diciamo, questa è stata la nostra esperienza. Posso chiederti com'è nato il progetto, da che tipo di desiderio, se siete un gruppo che si occupava già di documentazione o se siete persone che abitano nella zona e che hanno avuto sempre un punto di osservazione su questa realtà? Allora, noi, diciamo, il progetto è nato da un'idea mia e del regista del documentario, che è un mio amico. Volevamo, ovviamente noi siamo di Lucera, quindi comunque diciamo, ci troviamo in zona. Io sapevo di questa, diciamo, in realtà il tutto è partito leggendo, insomma, da un articolo di cronaca, insomma, da un episodio. Inizialmente il documentario si doveva chiamare 24 Barrato,
24 barrato è il numero della circolare dell'autobus, okay, che collega Foggia, la città di Foggia, al borgo. Praticamente prima c'era un autobus che si chiamava 24, cioè il numero 24. E ovviamente su questo autobus salivano sia tutti gli immigrati del CARA per andare a Foggia, quindi comunque per andare in centro, fare la spesa, e sia gli abitanti del borgo, diciamo i foggiani. Su questo autobus spessissimo c'erano, insomma, si sono registrati episodi di intolleranza, violenza, accoltellamenti, insomma, tutta una serie di cose poco edificanti tra foggiani e immigrati. E alla fine il sindaco di Foggia del tempo decise di istituire un'altra linea di autobus, che appunto è il 24/1, che era, diciamo, ad uso esclusivo degli immigrati. E questo autobus entrava direttamente nel CARA, quindi ghettizzati al quadrato. E quindi così, inizialmente volevamo raccontare questo, quindi abbiamo preso questo autobus, pensavamo che chissà cosa ci sarebbe successo, invece non c'è successo niente, non è successo nulla di che, tranne vabbè. Quindi è partito da questo. Poi, stando sul posto, cercando di capire effettivamente che cosa c'è di così, insomma, strano in questa convivenza, abbiamo conosciuto queste persone che ci hanno iniziato a raccontare la loro vita. Poi sono storie, non sono storie straordinarie, per alcuni versi sì, però sono storie comuni, però ci piace raccontarle dando uno sguardo diverso sull'immigrazione, che comunque sono persone che vivono storie molto vicine alle nostre, forse un po', portate all'estremo. E quindi è nato così, praticamente. Per 2 anni siamo stati, fasi alterne, abbiamo frequentato questa zona. E ora a che punto siete con il progetto? È finito, se c'è un... Sì, c'è il documentario video è completato, okay. Siamo proprio nelle ultime fasi della post-produzione, stiamo giusto completando il missaggio audio, niente, l'abbiamo mandato per adesso a qualche festival, però ancora, speriamo... E mi stavo infatti proprio chiedendo sulla fase della post-produzione, no? Sulla questione, per esempio, del montaggio, come vi siete comportati o che domande vi siete posti nel momento in cui, appunto, andando a montare, tagliando, comunque quell'invisibilità che magari avete cercato si è confrontata con... esigenze diverse di dover raccontare, quindi forse anche di dover determinare una direzione o condurre, no, lo spettatore. Il problema è che costantemente siamo posti anche domande proprio morali, nel senso, certo, è giusto raccontare questa cosa? Questa persona ci ha detto che ha fatto 14 aborti, per esempio. Certo. E ce l'ha voluto raccontare, magari in maniera magari in un momento di debolezza io ti posso raccontare che ho fatto 14 aborti, però non per questo magari io, te lo sto dicendo, però magari non mi sto rendendo conto che mi stai riprendendo, non ne sono totalmente consapevole, oppure per quel momento non ci sto pensando e te lo dico. Però appunto il problema poi nostro ogni volta era, vabbè, ma questa cosa... che facciamo? La diciamo a tutti. E avete mai pensato di attivare qualche forma di partecipazione con le persone che avete intervistato proprio per lavorare insieme alla post-produzione? Magari anche cercando di attivare un effetto specchio in qualche modo da parte loro, nel fatto proprio di rivedersi, di ritrovare ciò che vi è stato detto e collaborare insieme alla selezione o al mantenimento di certe parti. Allora,
ci siamo posti anche questo problema. Con alcuni è stato possibile, diciamo, far, come dire, noi abbiamo approntato un montaggio. Ad alcuni è stato possibile mostrare, diciamo, quel montaggio, la bozza di montaggio, in qualche maniera fare in modo che lo potessero approvare. In altri casi non è stato possibile sottoporre questo, diciamo, il girato, perché per esempio parlo di questa ragazza di cui abbiamo seguito la gravidanza, abbiamo provato a seguire fino alla fine la gravidanza, però ovviamente qui parliamo di persone che vivono in condizioni, come dire, molto, diciamo, di estremo disagio, quindi, come dire, non hanno internet, non, quindi magari è difficile proprio praticamente, come dire, incontrarsi, mandare anche semplicemente un link. Quindi in alcuni casi non è stato possibile diciamo, stabilire diciamo, una forma di collaborazione in questo senso. E tant'è che, diciamo, effettivamente anche noi adesso, per esempio con questa persona, non possiamo metterci in contatto perché è all'estero, non sappiamo dov'è, non sappiamo che fine abbia fatto, abbiamo pochissime notizie. Sappiamo una cosa, insomma, molto triste, insomma, che l'esito di questa gravidanza non è stato, diciamo, dei migliori. Purtroppo appunto ci siamo posti il problema se dirla o meno questa cosa, però non sappiamo come chiedere, cioè, se possiamo dire questa cosa, perché non possiamo, cioè, siamo proprio impossibilitati dal metterci in contatto con questa ragazza. Sono quelle cose che ti restano e probabilmente resteranno irrisolte, quindi alla fine poi subentra una scelta tua di, diciamo, di autore, di regista, dire sì, e la fai e te ne assumi la responsabilità, ecco. Così. Quindi è rimasto fuori l'aspetto, la vicenda di questa ragazza, o comunque c'è, per esempio, rimane nel video, scusa se chiedo. No, c'è. Cioè, avete scelto comunque. Abbiamo preso una decisione, sì. Speriamo che sia quella giusta, insomma, noi abbiamo ovviamente cercato di lavorare nel rispetto, nella sensibilità, insomma, cercando di, insomma, rispettare, cercando di immedesimarci in quello che avrebbe fatto dispiacere, però ovviamente dovendo fare, cioè, dovendo documentare, poi ad un certo punto devi essere anche un filo cinico, che non mm-hmm. vuol dire essere poco rispettosi e fare delle, insomma, fare delle scelte. Da un punto di vista, come dire, di un messaggio, se vuoi, di emancipazione, nel senso, è stato, per esempio, c'è stata ricettività nel momento in cui hanno visto, una volta che questa comunità, che voi vi siete conquistati la loro fiducia, prima di tutto, e hanno forse capito gli intenti di questo lavoro e la possibilità, forse, magari lontana, ma di fare esperienza di un po' di emancipazione. Avete notato della curiosità anche rispetto agli strumenti che usavate? Cioè, avete notato che magari c'è stato un cambiamento mentale del dire anche da parte loro? Cioè, una volta che divento visibile posso cominciare a raccontare la mia storia? Hanno pensato magari non avere una macchina fotografica, una videocamera, non è una priorità probabilmente in comunità che vivono in situazioni disagiate, ma hanno mai chiesto, magari, per esempio, ci sono mai stati curiosi sui mezzi che usavate, magari anche chiedendovi se potevano provare loro a riprendere? Adesso semplicemente perché penso a questa azione rispetto al Chiapas, mi chiedo, oppure d'altra parte invece erano più interessati, se vuoi, a pensare come, quale messaggio mandare nella loro attraverso la loro immagine, quindi come dice, cosa raccontare o come mostrarsi. Diciamo che questo aspetto, diciamo, ha vari risvolti, nel senso che innanzitutto, come dire, dobbiamo
noi stessi, diciamo, approcciandoci a loro, abbiamo dovuto, come dire, sfatare una sorta di pregiudizio che comunque sia, cioè che comunque queste persone non abbiano, come dire, dimestichezza con la tecnologia. O con i mezzi che noi stessi, diciamo, padroneggiamo, cioè loro, noi una delle prime volte siamo stupiti del fatto che cioè, per esempio c'era un ragazzo che era afghano, insomma un rifugiato politico, e questo ragazzo aveva un iPhone, diciamo, di ultima generazione, l'ultimo modello, io e il mio regista, vabbè, ridevamo, diciamo, guarda tu che telefono che hai. Per dire che comunque non è che noi siamo arrivati con le videocamere, anche perché vabbè, c'è anche da dire che non avevamo questa, diciamo, un'attrezzatura particolarmente vistosa, ma anche volutamente, quindi non è che abbiamo, come dire, creato sensazioni, cioè, come dire, scompiglio portando questa, diciamo, la nostra attrezzatura che comunque volutamente era, come dire, ridotta al minimo per essere anche, diciamo, il più discreti possibile. Diciamo che nel momento in cui siamo riusciti ad entrare, diciamo, in confidenza con loro, per risponderti, non ci hanno mai chiesto di usare loro la nostra attrezzatura, però più di una volta ci hanno, per esempio, si sono loro stessi proposti di mostrarci alcune cose. Cioè noi stavamo in questa, per esempio, siamo stati parecchio in una casa che è un dormitorio gestito dalla Caritas. In questa casa, in questo casolare, vivono una decina di persone, insomma, ovviamente di nazionalità, di religioni diverse. Noi stavamo in questa casa perché stavamo, diciamo, raccontando la storia di uno di questi ragazzi. Ovviamente c'erano altre persone. Gli altri più di una volta ci hanno chiesto veniteci a riprendere mentre preghiamo, che era una cosa che sinceramente non ci saremmo mai aspettati, quindi questi ragazzi si sono fatti riprendere ma nella maniera più tranquilla possibile mentre facevano la loro preghiera al tramonto. Erano due ragazzi musulmani, quindi questa cosa ci ha colpito in maniera favorevole, nel senso siamo stati contenti perché, diciamo, alla fine siamo detti, però vedi, ci hanno accettati e sono anche contenti di mostrare alcuni aspetti della loro quotidianità, ma anche, mi rendo conto, per smontare pregiudizi che magari avremmo potuto avere, magari non noi, perché comunque alla fine ci hanno conosciuti per quello che siamo, insomma, per il nostro modo di approcciarci a queste cose, però forse erano entrati nell'ottica di dire se noi ci mostriamo la nostra quotidianità, la dignità con la quale la svolgiamo, questa cosa magari verrà vista da altre persone e, come dire, in un processo di, diciamo, di costruzione della nostra dignità di stranieri, questa cosa può in qualche modo tornarci utile, ecco. Non so se poi questa mia analisi può essere corretta, però fatto sta che si è verificato questo, cioè, ci hanno invitati nelle loro case in maniera molto serena, quindi questo sì. Penso sia molto interessante come approccio quello che avete scelto di utilizzare, perché poi d'altra parte quello che molto spesso accade in questi contesti di totale invisibilità è che nel momento in cui si tenta di dare visibilità lo si fa con uno sguardo talmente distaccato e talmente distante da arrivare a depersonalizzare completamente l'oggetto dell'osservazione. Per cui ad esempio nella questione dei migranti, che adesso è diventata una delle più rilevanti, lo è sempre stata, adesso è molto più sotto gli occhi dell'opinione pubblica. Quello che accade è che appunto o c'è una totale ignoranza rispetto all'esistenza di queste realtà, oppure c'è un
un appiattimento totale attraverso reportage fotografici, attraverso forme di documentazione che sono poi quelle tradizionali, no? Per cui ci sono stati vari servizi della BBC in cui, o di una televisione francese, France 2 credo, in cui quello che emerge è proprio l'esistenza di questo appiattimento fortissimo che porta poi gli individui e queste soggettività a essere, ad attraversare un ulteriore livello di depersonalizzazione. Non basta appunto quello che la burocrazia a cui la burocrazia li sottopone, ma anche i media poi contribuiscono appunto a questo processo, per cui a quel punto il livello di, cioè il limite fra visibilità e invisibilità si fa molto molto labile, perché non è detto che un'immagine straziante e cruda di un ghetto, di una tendopoli possano rivelare, possano essere più visibili dell'invisibilità completa. O più trasparenti, no? Non è detto che l'immagine che si costruisca sia in qualche modo trasparente della realtà. Non è detto che quella sia una rappresentazione fedele, perché cioè, a volte il reportage diciamo, giornalistico diciamo, si pone come obiettivo quello della, diciamo, dell'oggettività, ma inevitabilmente col montaggio tu fai alla fine racconti quello che vuoi raccontare, non magari quello che poi realmente c'è. Sì, poi c'è anche questo aspetto che comunque queste comunità invisibili sono anche inevitabilmente connessi, perché quello è il modo in cui possono, riescono a comunicare anche con le loro famiglie, con il loro paese, e quindi sono anche molto consapevole, con una consapevolezza di come sono rappresentati, e quindi c'è anche questo circuito di vedere come tu sei rappresentato e poi riprodurre la stessa, perché c'è l'idea che quello è lo che è aspettato o voluto del paese che te ospita. Sì. E quindi c'è questo circuito un po', sì, un po' malato di rappresentazione. Sì, sì. Diciamo che c'è una sorta di come dire, razzismo tra virgolette, ma come dire, creato da loro stessi in alcuni casi, una forma di, come dire, autocompassione, cioè alla fine tu finisci col costruire di te stesso l'immagine stereotipata che il paese che ti ospita ha costruito di te. Non so, io cioè, di queste cose alla fine un po' alla volta abbiamo fatto esperienza, poi diciamo, ci sono state confermate dai nostri mediatori. In modo particolare cioè gli immigrati neri, diciamo, i nigeriani in modo particolare, che forse magari mi sto anche confondendo, comunque c'è cioè, questa tendenza a piangersi addosso, cioè è radicato ormai il fatto di aver subito secoli, come dire, di razzismo. Questa cosa diciamo, se la portano dietro, quindi anche se tu ti stai approcciando in maniera del tutto neutra a queste persone, loro stesse partono purtroppo con una sorta di pregiudizio, per cui loro pensano o comunque si pongono in quella condizione di farti sentire come come dire, razzista in qualche maniera, oppure che non so se mi sono spiegata, ecco, cioè c'è una volontà di subirlo, anche se tu non diciamo, cerchi di, cioè dando come base di partenza, sì, il fatto che c'è un razzismo e per cui di fondo che non si smuove, come reagire a quel razzismo potrebbe essere appunto l'autocommiserazione, ecco, che sì, ti offre forse un margine di comprensione verso quelle, cioè che... Per esempio, una cosa che ci è successa poco insomma, di recente, un ragazzo ghanese che si occupa di
diciamo, un videomaker, comunque sei un ragazzo che si sta cimentando con questi diciamo, strumenti, tra l'altro appunto per tornare a quel discorso, un ragazzo che vive nel ghetto, ma ha videocamera, Mac, cioè ha tutta l'attrezzatura diciamo, in maniera, insomma, al di livello avanzato. Lui ci ha contattati perché voleva girare una sorta di cortometraggio, un piccolo documentario, che appunto ricostruisse diciamo, un episodio di una vita di un ragazzo africano a Foggia. E lui insisteva nel dire che voleva inserire alcune immagini che avrebbe girato, fatto girare da alcuni suoi amici in Africa, in cui doveva comparire, insomma, era una sorta di flashback dell'infanzia di questo ragazzo, dove c'era questo bambino con la mamma in Africa, nella capanna, insomma, si era fatto tutta una sua costruzione, sì, stereotipata, di questa immagine di sto bambino denudato con la mamma, così proprio, con tutte le, come dire, gli stereotipi, con tutte le, gli elementi che... io ora non so perché, come dire, non ho mai fatto esperienza diretta dell'Africa o di questi villaggi, però ho avuto la netta sensazione che lui stesso, da africano, da ghanese, abbia voluto diciamo, si è creato a sua volta uno stereotipo dell'Africa che a tutti i costi voleva imporci, cioè voleva, diciamo, ma no, ma guarda che non è il caso di dire, cioè di farvi dire questa cosa, di trovarvi accondiscenti, forse perché magari all'inizio pensava di trovarmi accondiscenti, sì, no, avreste approvato. Però non so se lui cercava approvazione, sì. Cioè se diciamo, tu ti poni come obiettivo che io questo cortometraggio voglio che lo vedano gli italiani. Esatto, e allora automaticamente subentra questo processo per cui io voglio far vedere quello che lo spettatore penso che voglia vedere. Non so, forse subentra un processo del genere, però io appunto mi sono posta più di un... cioè ci siamo posti, ne abbiamo parlato ampiamente, però non ci siamo riusciti a, come dire, ad incontrare in nessuna maniera su questo punto, perché noi continuavamo a dire, ma perché vuoi dire, perché vuoi farvi dire questa cosa? Cioè che in qualche modo lede anche la tua dignità, perché tu non sei così, cioè io ti vedo che tu non è realistica come cosa. Lei invece voleva per forza dire no, io adesso ho dei miei amici in Africa, loro faranno delle riprese, già abbiamo costruito la scenografia. Ma come, ma perché vuoi costruire una scenografia in Africa? Cioè non è, perché vuoi fare una cosa finta quando a questo punto non c'è bisogno di girarla in Africa? Quant'è che deve essere, certo, finta? La una scenografia la facciamo a Foggia ed è uguale. Non siamo riusciti a venirne fuori, tanto è che non lo gireremo. Non lo gireremo. Non lo faremo. Perché no? No, penso sia interessante poi dopo che tutto questo... rapportare tutto questo al contesto della Capitanato, perlomeno al contesto rurale. Abbiamo sempre immaginato che la diversità, comunque ci siamo abituati anche vivendo nelle metropoli a vedere la diversità all'interno delle periferie, all'interno dei quartieri. In realtà i contesti rurali, le campagne accolgono molta più diversità di quanta ce ne si possa aspettare, ed è come ogni volta se ci fossero livelli diversi di invisibilità che si sommano, perché di fatto anche la campagna stessa, venendo poi da queste giornate, no, Salvatore, di lavoro con Fernando, di varie esperienze fatte con te, è come se la campagna qui perlomeno avesse un forte livello di appunto di invisibilità e di scarsa comunicazione con quello che poi invece è il contesto urbano. E tant'è che ci siamo focalizzati proprio nel laboratorio con Fernando Garcia Dori su un piccolissimo frammento di territorio appunto qui nella Capitanata fra Lucera e il borgo di San Giusto. E dunque niente, trovo molto interessante appunto cercare di capire in che modo poi diverse invisibilità finiscono per incontrarsi, e poi anche in che modo diverse
forme di marginalità entrano in territori che poi di per se stessi forse possiamo definire ancora come, come marginali. Mm. Non so, Salvatore, se hai pensieri in merito. No, no, ma è rispetto al, al discorso dell'invisibilità sì, nella, nella che... campagna, del, del forte senso di disgregazione poi dopo che c'è. Cioè, ora prima battuta penso che il lavoro che abbiamo proposto ieri, cioè è un po' quello di pensare che di non rischiare che le borghe nei pressi delle città diventano esse stesse città, insomma, in fondo poi diventano, prendiamo l'esempio di San Giusto, sono dei poteri, io ho il potere a San Giusto, vado a passare la domenica e poi rientro, la casetta di campagna, insomma. Cioè il problema forse di questa iniziativa è porre appunto una situazione per conservare almeno, o vedere di riattivare comunque questa diversità, altrimenti diventano degli appendici delle città che io mi sono comprato il potere per passare sabato alla domenica, alla fine insomma non avviene una sorta di conservazione di certi processi che prima erano in atto. Quindi semmai una possibilità di inventarsene dei nuovi, insomma, delle situazioni nuove. Almeno credo che la ragione del progetto che abbiamo proposto ieri è pure questa. Insomma. Sì, è un po' come se poi alla fine la dimensione rurale fosse abitata da una parte, dalla, almeno qui, dall'iperproduttività, per cui dalle coltivazioni intensive e da un forte senso di produttività che poi dopo con tutto quello di cui si è parlato prima, appunto con il invece con l'idea di improduttività hanno poco a che fare, dunque vengono sconvolti completamente i tempi, le attese e le necessità vere poi effettivamente del contesto naturale. E poi dall'altra parte c'è una forma quasi di abbandono del, se vuoi anche di un senso di comunità e lasciami passare il termine identità, nel senso che, come diceva Salvatore, ci sono queste realtà che sono i borghi, che sono un po' delle realtà di mezzo fra la città e la campagna e finiscono per appunto diventare nuove periferie in cui non c'è una volontà di costruzione di comunità o di conoscenza, di partecipazione, ma diventano appunto una sorta di dormitori, sia che questi vengano poi abitati da gente del posto, da locali, sia che vengano occupati come nel caso di moltissimi borghi, fra cui anche Borgo Mezzanone, al di fuori del Cara, da migranti. C'è forse anche una conformazione, c'è un aspetto geografico, anche un retaggio architettonico un po' del passato che incide in questo, voglio dire... questa idea di borghi, borgate, chiuse, questa dislocazione nel territorio, temo influisca queste dinamiche, influenzi, scusa, le dinamiche, oppure... Non so, perché ieri ci dicevamo anche che poi alla fine questi borghi sono nati con un'idea di operosità e di senso di creazione comune, però poi chiaramente sono nati anche da una spinta ideologica forte che era quella del fascismo. Dunque è venuta meno la spinta ideologica, passati attraverso il boom economico e la corsa alla città, le campagne si sono spopolate insieme alle campagne anche i borghi, per cui questa forma di abbandono si vede tanto nei vari poderi che sono completamente lasciati a se stessi nelle campagne appunto attorno a Foggia, ma nello stesso tempo si vede anche nelle modalità di utilizzo di questi borghi, anche quando sono abitati finiscono appunto per non avere
nessuna tipologia di interazione e di relazione sia al proprio interno che con l'esterno. Ed è una questione anche di reciprocità, perché se da una parte c'è questo senso forte di adesso non vorrei dire stagnazione, però di pacatezza, diciamo, in queste aree, dall'altra parte c'è anche uno scarso sguardo da parte della città nei confronti invece dei borghi stessi, cioè c'è proprio un non riconoscimento. Da una parte ci può essere anche il fatto che, come dire, anche l'ideologia che sta dietro alla costruzione di queste aree e al modo in cui l'ideologia della costruzione determinava anche le relazioni sia un po' un retaggio pesante in cui le persone non vogliono riconoscersi, una storia che si voglia in qualche modo, non dico nascondere, ma semplicemente non lasciare da parte, per cui questi luoghi diventano anche appunto sinonimo di quel momento storico, quel fallimento ideologico, può essere questo, che c'è anche un abbandono, chiedo. Io penso che non sia tanto una reazione all'ideologia quanto piuttosto una reazione all'immaginario del mondo contadino, in realtà, della relazione con la terra e con tutto quello che invece la società urbana, la società poi dei consumi ha proiettato sulle realtà rurali. E come ci siamo detti tante volte, il lavoro nella terra è sempre più stato visto come lavoro di sacrificio, di dolore, e c'è stato un momento abbastanza specifico in cui c'è stata una fuga, non soltanto materiale, diciamo, non soltanto fisica, ma anche mentale, da tutto quello che il mondo rurale poteva rappresentare. E adesso pare si riconoscono i segni di una tendenza inversa, che si riconosce nell'attività, ad esempio, della masseria di Sant'Agapito, infatti, ma anche di tante altre piccole realtà, che però, da quanto vedo, c'è ancora tanto lavoro da fare nella creazione di un tessuto comune, di un terreno comune su cui costruire, su cui lavorare, per poter avere una voce più forte o comunque più incisiva nel contesto locale. In questo vi chiedo, per esempio, il turismo, che nella presentazione di oggi abbiamo toccato molto brevemente, influisce in qualche modo in queste dinamiche più rurali? C'è un turismo che si dedica così alla valorizzazione delle pratiche intorno all'agricoltura? Faccio il caso, io vengo dalla provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche, e, in cui da un po' di tempo si sono sviluppate parecchie aziende di agricoltura biologica e anche dei marchi che sono diventati a livello nazionale Alcenero, Monte Giove, va bene, questo non lo so, e da un po' di tempo si è sviluppato anche una sorta di turismo, se vuoi anche quello un po' radicale, come le forme degli osservatori per i diritti civili, in cui per esempio gli studenti di facoltà anche universitarie che riguardano l'agricoltura, la biologia, delle materie scientifiche, ma anche da forse aspetti anche più sociologici, vengono e trascorrono del tempo nelle aziende in forme più o meno attive o inattive, che siano di lavorare o anche solo di osservare il lavoro, le abitudini di... Mi chiedo, esistono forme, cioè ci sono forme, o che a livello, per esempio, un turismo entra in contatto con la campagna? Allora, quello che dici qui è ancora proprio di miraggio, nel senso che innanzitutto si sta iniziando a parlare di turismo adesso, primo.
Secondo, di conseguenza, diciamo, il turismo rurale, almeno io voglio parlare solo di questo territorio, il turismo rurale purtroppo all'inizio è nato più come una sorta di contraffazione della ruralità, perché i primi posti che sono nati qui erano dei veri e propri resort. Chiaro. Delle fantasmagoriche strutture Disney, alla Walt Disney, proprio Disneyland nel deserto. E quindi hanno mantenuto questo tono perché l'utenza, la committenza richiedeva i matrimonifici, li chiamo io. Chiaro. È questo. Assolutamente. La consapevolezza e la coscienza di appartenere a una ruralità sta nascendo lentamente, e c'è da qualche parte, qualcuno lo fa addirittura da 20-30 anni, come Avellaneta, eccetera, che sono nati già con un'impronta e con un carattere deciso, e chiaramente ne risente poi a livello, come dire, o economico, di visibilità ancora, perché è stato troppo pioniere, cioè due passi troppo avanti rispetto al resto, no? E quindi tutto il resto sta avvenendo, un po' perché il mondo va così, un po' perché conviene, un po' perché il greening è una pratica che diventerà quasi obbligatoria con la nuova PAC, e quindi molti stanno sposando la causa del biologico per un fatto di convenienza proprio. Chiaro. E quindi c'è l'uno e l'altro, non dobbiamo dire solo le cose belle. Sì. L'alce nero esiste da una vita, qui il biologico è una pratica ancora che bisogna, come dire, difendere, combattere, come dire, riscattare, però non tutti lo fanno con lo stesso spirito, quindi siamo ancora molto lontani da quelle visioni che tu hai, cioè, appena raccontato, illustrato. Certo, si tenderà in quella direzione, ma ci vorrà il tempo che ci vorrà, insomma. Capisco. No, poi dall'altra parte c'è anche un'attenzione molto forte al turismo negli ultimi anni, non soltanto dal punto di vista rurale, ma anche si sta cercando veramente di promuovere la regione in tutti i suoi aspetti, alle volte appunto anche in questo caso creando un'immagine molto, molto precisa, molto ben delineata e anche abbastanza ferma e statica di quello che la regione dovrebbe in qualche modo cercare di proiettare all'esterno. Non voglio anticipare molto, ma domani abbiamo proprio intenzione di un po' di toccare questo aspetto, se vuoi, del preservare certi aspetti, no? Certi caratteri che fanno un'identità, e d'altra parte guardare invece ad alcune pratiche che appunto impongono eventi, tutti sintomi, no? di una cultura che vuole mostrare, spendere e costruire un'immagine non veritiera ma basata sul fatto che devono raggiungere uno scopo, un fine, un desiderio. E vabbè, forse questo lo destiniamo a domani. E sull'invisibilità e la visibilità avevo due domande. Che una è forse rivolta ancora nello specifico verso Annalisa, un'altra invece un po' più in generale, se possiamo concludere con quella. Nella prima, per Annalisa, e ritornando alla questione del documentare, delle problematiche che possono stare intorno a questo atto, nel documentare un luogo così, un'esperienza così difficile, volevo sapere come vi siete preparati prima. Proprio a livello di esperienze, di preparazione fisica, psicologica, anche proprio se cosa avete fatto, volevo capire. La preparazione si fa. Allora, diciamo, è stata una preparazione, diciamo, su vari livelli. Allora, io personalmente, prima di nel
periodo di preparazione, insomma, prima che capissimo poi che cosa stavamo andando a fare, perché diciamo che il documentario è un tipo di lavoro che si costruisce giorno dopo giorno, diciamo, cercando di, come dire, di assecondare quello che accade nelle vite delle persone, perché appunto era la realtà e noi dovevamo, come dire, cavalcarla. Diciamo, nello specifico, io innanzitutto mi sono andata a studiare tutta la legislazione riguardante richieste di asilo politico, status di rifugiati, insomma, tutto quanto riguarda appunto anche dal punto di vista legale, sanitario, l'organizzazione in modo particolare che c'è a Foggia e a Manfredonia, che è l'altra città, diciamo, di cui Borgo Mezzanone fa parte, frazione. Quindi mi sono andata, ho indagato un po' innanzitutto su questi aspetti, diciamo, più burocratici, giusto per entrare meglio anche nei discorsi che si facevano, perché ovviamente si faceva, insomma, si fa inevitabilmente spesso riferimento alla Commissione di Dublino, insomma, a tutta una serie di cose di cui sinceramente sapevo non dico poco, però insomma nello specifico non conoscevo, quindi insomma ho un po' approfondito questi aspetti, ecco, innanzitutto. Poi diciamo, no, non c'è stata una preparazione, come dire, studiata o pianificata, un po' alla volta, ecco perché comunque ci abbiamo impiegato 2 anni, perché come dire, la nostra preparazione è stata, come dire, nello stare con queste persone, ecco. Cioè, diciamo, l'approccio è stato da persona a persona, non da regista che vuole venire a raccontare una cosa per il gusto di fare un film di cui, diciamo, poi il tornaconto è soltanto mio, ecco, diciamo, questo è stato il senso di far capire a queste persone: guardate che non è che noi, diciamo, diventeremo ricchi grazie a questo documentario che stiamo facendo su di voi e speculando sulle vostre purtroppo anche, insomma, disgrazie, sui vostri problemi. Però devo dire, non c'è stata una preparazione vera e propria pianificata, è stato più un approccio emotivo, ecco, che abbiamo cercato di creare, di, insomma, puntare su quello. Vi siete mai trovati in momenti in cui vi siete chiesti perché lo stiamo facendo, forse fermiamoci, in cui avete sentito il vostro ruolo che impersonasse un po' quel far nulla, quel far niente? Diciamo che più di una volta abbiamo attraversato, diciamo, abbiamo vissuto giornate molto complicate, perché e momenti in cui mi sono detta: ma perché non ho girato, perché non abbiamo deciso di girare un cortometraggio, diciamo, con una sceneggiatura scritta dove tutto è, come dire, sotto il nostro controllo. La cosa almeno inizialmente ci ha scoraggiati, cioè che ogni puntualmente, insomma, che si è ripresentata più di una volta, è il fatto che noi non riusciamo a controllare quello che stavamo facendo, nel senso che noi avevamo, come dire, un piano di lavorazione, avendo comunque una produzione, dei finanziamenti della Puglia Film Commission, quindi tu stai dicendo: devo girare da questo giorno a questo giorno. Però purtroppo, dovendo facendo un documentario con persone che oggi stanno, magari io ti chiamo, dico: guarda che io domani vengo a trovarti, ci fai vedere, che ne so, come lavori. Ok, va bene, domani ci vediamo. La sera ti chiamano e dicono: guarda che io sto partendo per la Germania, non ci sono più, oppure io oggi sto male perché non mi va di fare questa cosa con voi oggi. Allora tu, cioè, puntualmente ti trovavi nella condizione di dover riscrivere la tua storia, almeno l'idea che desideravi raccontare, o piani di lavorazione che andavano a monte puntualmente, perché appunto non c'era più, diciamo, saltavano appuntamenti, saltavano situazioni che venivano meno, ecco. In quei momenti, insomma, abbiamo avuto momenti di scoramento, ecco.
però poi abbiamo imparato a dire, insomma, a dirci che dalle difficoltà che avevamo, come dire, dagli ostacoli che ci si presentavano, dovevamo trarre in qualche maniera, diciamo, giovamento, comunque in qualche maniera li dovevamo aggirare e venirne fuori, perché appunto quando stai documentando la realtà spesso è, diciamo, imprevedibile, fuori dal tuo controllo, e quindi la devi, insomma, ti devi destreggiare in tutto questo, ecco. Anche a me, Annalisa, è venuta in mente mentre raccontavi, prima che arrivassi a dirlo tu stessa, la parola imprevedibilità, no? Come un altro sinonimo ad invisibilità. Quando ne abbiamo raccontato, forse era un'invisibilità che portava più all'impunità, no? Al potere di agire senza essere fuori da responsabilità rispetto ai più, ma nel proprio interesse. Poi c'è un altro fattore invece, un altro sinonimo, imprevedibilità. E in realtà volevo un po' forse pensare di concludere, di andare verso la conclusione della sessione, cercando, se vuoi, dei sinonimi a invisibilità, quando pensiamo a non solo a questa situazione, ma anche a altre situazioni nella capitanata. Invisibilità è, abbiamo detto, impunità. Prevedibilità, invisibilità, e chiedo a voi se vi vengono in mente altre parole che possiamo associare all'invisibilità, che possono anche alle volte essere dei fattori positivi, non devono sempre essere negativi, se ci sono. Impunità, mi viene a pensare a quello che prima Andrea raccontava, di un altro luogo, di un'altra provincia, quella di Avellino, in cui l'invisibilità portava il rischio dell'insediamento di una discarica, no? Ancora lì, ancora, forse è ancora impunità. Un'altra invisibilità di cui ci siamo accorti venendo in questo luogo noi da occhi esterno e che ci stupisce, in realtà parla di una presenza molto evidente in questa strada principale che conduce a Foggia, la presenza di questi fuochi con prostitute in attesa. E mi chiedevo anche lì che rapporto c'è tra un'invisibilità e visibilità, nel senso che perlomeno, cioè, no, penso che se la polizia passa deve fermarsi e no, cioè, c'è tutto, cioè, allora mi dico, anche lì c'è chi fa finta di non vedere qualcosa che è molto evidente, no? Mi dico, allora anche quella invisibilità come viene gestita quando è così evidente? Poi non so, dalle mie parti è un problema molto evidente, soprattutto la riviera romagnola, allora mi chiedevo invece qui cosa succede? E lì è tutta un'altra invisibilità, per esempio, rispetto a quella dei migranti. Però rimando a voi se ci sono così altre idee di invisibilità o al contrario, ecco, o che giocano anche con una certa visibilità. Ah, penso che un'altra forma di invisibilità sta proprio nella mancanza di collaborazione, molto spesso e nella mancanza di interazione fra quelle che sono le pratiche poi di resistenza e le pratiche di opposizione rispetto allo status quo. E quello che accade è che c'è un fortissimo senso di disgregazione in questa terra, per cui penso che da diversi punti di vista l'essere invisibili porti anche poi al non riuscire a costruire, come dicevo prima, a creare una voce di opposizione rispetto alle pratiche dominanti, che sia in agricoltura, che sia nel campo sociale o che sia nella produzione di cultura. Però magari
Ecco, voi che vivete più nella quotidianità, questo territorio, avete più il polso della situazione. Forse bisogna ragionare sulle modalità di raccontare, no, il luogo. Quali sono quelle che dominano e che cosa portano e quali potrebbero essere le alternative, no, di raccontare per rendere visibile qualcosa, quello, cosa succede se raccontiamo solo certe cose, che tipo di immagine l'altro, no, si fa su di noi se raccontiamo solo ciò che va male o se invece ci inventiamo anche che va tutto bene, per esempio, no? Sì, non lo so, invece come riuscire a costruire un po' un racconto che porti gli sguardi un po' su vari aspetti. Se non ci sono altri commenti possiamo lasciare la domanda aperta a ulteriori riflessioni. Grazie Annalisa per aver portato tutto questo racconto del processo di documentazione, che credo enorme, importante, e pone tante questioni etiche, morali, su come rapportarsi. Mi sembra che sia anche caduto a fagiolo, diciamo noi, nella conversazione di oggi. Sì. Grazie mille a voi. Curanti Cazzi, per aver insomma dato inizio a questa sessione che, vi ricordiamo, va avanti fino a sabato. Saremo con i Curanti Cazzi domani mattina di nuovo dalle 9.30 alle 13.30 e poi sabato tutta la giornata dalle 10 in poi. E questo è l'ultimo streaming, quindi insomma approfitto per ringraziare ancora una volta Arti, insomma, che ha supportato questa iniziativa, e per fare un enorme ringraziamento ad Angelica, Emilio della Masseria Sant'Agapito. Attorno a questo luogo credo che nasceranno cose importanti, perché insomma siete degli ottimi connettori e delle forze veramente positive su questo territorio. Poi grazie ai partecipanti che insomma hanno dato dei contributi molto importanti. Salvatore, grazie mille per essere stato con noi in queste giornate, che insomma sono state molto significative, anche e soprattutto perché c'è stata la tua voce. Grazie mille. Grazie a tutti.